siamo a Cattaragna e adesso stiamo procedendo alla battitura delle castagne, che è la fase, diciamo, che viene dopo l'essiccatura, l'essiccatoio con fuoco lento con legna di castagno. Dopo questi 40 giorni di seccatura si arriva alla battitura, che è l'operazione di pulitura del frutto dalla buccia. Viene fatta mediante quella, chiamiamola, macchina, diciamo, ormai secolare. Dopo la battitura c'è la fase della macinatura, sempre qua in paese a Cattaragna, nel vecchio mulino che abbiamo qua in paese. Noi stiamo praticamente continuando con questa tradizione, siamo ancora 3 o 4 famiglie che fanno questa lavorazione della castagna. Diciamo, qui a Cattaragna siamo ancora 3 o 4 gruppi familiari, diciamo, comunque allargati, cugini eccetera. Riusciamo ancora a portare avanti la tradizione della lavorazione della castagna così come avveniva nei secoli passati. Diciamo che la lavorazione della castagna è una cosa molto elaborata, in quanto si comincia con la raccolta dei frutti nel bosco. Dall'inizio ottobre fino al 15-20 ottobre continua la raccolta. Le castagne vengono portate poi nell'essiccatoio. L'essiccatoio è ancora, diciamo, quello che era la casa di una volta, dove veniva acceso il focolare sul pavimento e le castagne venivano stese, e vengono tuttora stese, sulla graticola, dove vengono lasciate ad essiccare con un fuoco lento con legna di castagno per 30-40 giorni. Alla fine di questa essiccatura si procede alla fase della battitura della castagna per avere il frutto senza la buccia. Dopo la fase di battitura vengono portate al mulino, dove, con una lavorazione particolarmente lunga, in quanto il mulino ha una capacità di lavorare il frutto di 6-7 kg all'ora, almeno questo di Cattaragna, e quindi ci vogliono, diciamo, con quello che abbiamo fatto quest'anno, ci vogliono 10 giorni di macinatura 24 ore su 24, sempre che il mulino lavori come deve lavorare. Dice, a parte gustare la farina, diciamo, di castagna, che la polenta e cose. Sì, ma il motivo per cui facciamo ancora questa cosa è perché noi abbiamo ancora un certo radicamento sul nostro territorio. Diciamo che la castagna, eravamo un pochettino alla civiltà del castagno, noi vivevamo, i nostri vecchi, diciamo, vivevano grazie soprattutto in buona parte a questo frutto, che da noi è sempre stato molto abbondante. Adesso tanti castagnetti ormai sono andati persi, diciamo, quelli soprattutto più disagiati, più lontani dalla strada, ormai sono andati persi, nel senso che ormai è cresciuto un pochettino di tutto e le piante si stanno perdendo. Diciamo che però qui siamo ancora riusciti a mantenere una buona estensione, diciamo, di castagneto, come lo chiamiamo noi, domestico, con le varie qualità di castagne, e siamo rimasti in diversi che teniamo questa tradizione e riusciamo a portarla avanti. È anche un pochettino un legame con il nostro territorio e un volere tenere viva quella che è la nostra identità. Una volta macinata, la farina viene conservata in dei bancali di legno
o comunque adesso più modernamente la conserviamo in dei sacchetti di cellophane ad uso alimentare. La farina comunque dura tranquillamente per 12 mesi senza alterare il suo gusto e viene, diciamo, impiegata in tantissime maniere in cucina. Diciamo che il piatto tipico di Cattaragna e comunque delle zone come Cattaragna, che può essere Castagnola, credo anche Turletti, anche andando avanti verso Casella, dove si viveva con la castagna, diciamo che il piatto tipico possiamo dire che è la pasta, che non è altro che la polenta fatta con la farina di castagna, acqua, sale e farina. Diciamo che la pattona è una cosa un pochettino già, come dire, un pochettino più evoluta. Qui una volta, diciamo, si viveva con quello e ancora adesso mangiamo la pasta. Diciamo che una volta forse mangiavano la pasta e basta, adesso mangiamo la pasta con cotechino, ricotta, panna, costine di maiale, con qualsiasi cosa, ecco. Sono una dei pochi ormai che fa ancora questo lavoro, diciamo, sì, proprio per passione, per non lasciare perdere le tradizioni di una volta e perché poi ci piace farlo proprio. Come una volta forse lo facevano diversamente, adesso noi siamo anche più comodi volendo, da seduti, e togliamo quelle marce, quelle brutte, e poi togliamo un po' di, non so come si chiamano, diciamo musigio, un po' di quella roba lì, perché la farina così diventa più dolce, e dolce senz'altro perché le nostre castagne sono tutte domestiche, insomma di una volta, non sono selvatiche, sono buone e non so che altro dirle. Le sto pulendo perché poi da lì vengono buttate dentro nella, come avete visto anche lei, vengono buttate dentro nella tramosa, bravo. E poi piano piano, ha visto anche lei che scendono piano piano, è un lavoro molto lungo, è un lavoro duro, perché adesso noi lo facciamo per hobby quasi, però una volta si faceva proprio per vivere, per sopravvivere. Ecco, E la farina? Cosa si fa con la farina? Con la farina facciamo la polenta di castagna, noi la nostra ci siamo levati con questa polenta di castagna, perché allora c'era quella e c'era quella, non c'era altro. E poi facciamo la patona e altro non facciamo. Sul genovese invece fanno le tagliatelle, fanno i gnocchi, invece noi ci hanno insegnato solo questa roba qua, proprio dei poveri, diciamo, polenta di castagna e patona, ma quando eravamo bambini c'era poco anche di quella, perché bisognava solo mangiare la polenta. Si mangiava la mattina verso le 9, prima si andava a fare la mattinata, a portare legna, letame, quello che c'era da fare, poi si faceva la polenta di castagna, era così a casa di tutti, e poi si andava di nuovo a fare la giornata fino alla sera verso le 4:30, 5, 5 un quarto, d'inverno si mangiava un po' di tagliolini che si facevano in casa con una patata, e il condimento era lardo di maiale, non c'era altro.
e siamo cresciuti così, alla buona. Siamo arrivati fino a qua. Dunque, ho messo a imparare a raccogliere castagne e così abbiamo cominciato a immaginare per un po' da Battista e andiamo avanti, portiamo avanti un po' le tradizioni di Moreno, delle antichità che erano tutto. Adesso che difficoltà è la masinare castagne? La difficoltà è che ormai il Murinè non si trova più. E che fa a macinare? La difficoltà è che ormai in altri è un po' parosa, si aggiustiamo a macinare ognuno le sue castagne. E il Murinè non si trova più, e quello che giusti il Murinè bisogna che si arrangiamo perché è difficile trovare. Non è anche qualche due in giro, però trovaggi disponibili un amico. E quindi impariamo così, anche stamattina siamo un po' battuti un altro e mure con una bella media, come siamo buoni, ecco, e ci immaginiamo come la tradizione antica. E ma come fai a regolare da velocità la velocità i tempi che furono noi quando i vecchi immaginavano allora che stava a Dre allora ognuno si immaginava il suo però c'erano pratici d'umore e la velocità con il motore elettrico ormai la velocità è quella e se no poi bisogna regolare che castagne che vengono già da una per una e pian pian e si mangiano magari il suo tempo si fa circa 6-7 kg l'ora di farina tutto lì e basta l'inconveniente che capita l'inconveniente è che magari qualche castagna lenta e pega e bisogna tirarlo su e lavarlo, batterlo ancora e poi rimetterlo a posto e cominciare a tornare da capo a far girare mure perché bisogna imparare a farla girare e dare lo spessore giusto delle mure che ne vaga a toccare uno con l'altro e prima e se no si mangia a pria, si mangia a povera da pria, invece non devo mica toccare, il Murinè deve essere bello bilancio, di modo che io posso immaginare una bella fine, ecco, tutto lì. A Torio, che eri anche a Torio e a Castagne, sì. Ma poche. Non era, sì, mi ricordo mio nonno, già ho fatto seccare una volta, ma che poca roba, da più che altre bestie. Invece qui lo feio proprio per sopravvivenza. Ma allora la Turia cos'è? Cioè in agricoltura cosa è la fa un gran, segra? Gran, segra. È bestra? Bestra, sì, tanto pastura, pascoli, e poi castagne, poi ieri mangiare su dei boschi. Sì, sì, sì. Le poi è tutte castagne. Allora, già, è vero. E ne feio poche, qualche famiglia che non era di morire che era e ci fai andare, ma le famiglie proprio da vivere con le castagne, no, perché era la possibilità di seminare grano, patate, merna, come lasciamo là e tutte quelle cose. E adesso che lavoro avete fatto con le castagne? Mi ero buggiato i boschi e ho fatto seccare un pastello. Hai visto, no? Ho fatto quello che volevo, ho fatto. Se ci fa? Avete le cali e poi un attimo. Che sono qui, guarda. Che la vita. Andiamo a cucinare, fa seccare, e poi immaginiamo. E poi facciamo questo cibo. E sì, caro. Le cali è la nostra vita. E non passò però ogni mia fatta. Non passò, no. Non passò, era venuto, né a poco niente, via.
Quante castagne che erano stanno? Stanno in Arugio, Roberto Agostina. E in Arugio avevo l'udio, Invece mi con la mia donna, pigliamo e lo vediamo, scemo lì, tu ci fai proprio di quei taludi, Non cari, Arugio, Poi vedo Lucade. E facci tanto tempo, Una Madonna, andammelo, vogliamo in mezzo con Italia, con Italia, un dia, basta. Un ragazzo di Cattaragna, com'è Cattaragna oggi? Cattaragna è... d'inverno praticamente un paese morto, nel senso che gli abitanti sono solo anziani, vecchi, ormai sono oltre 80 anni, i giovani vivono e lavorano nella città e ci troviamo qui solo nel weekend. Per fortuna c'è ancora qualche ragazzo che viene su, che tiene al suo paese e niente. Estate a parte, dove ci troviamo ancora, dove siamo ancora qualche ragazzo che ci troviamo e ci teniamo ancora a Cattaragna, oramai il paese è destinato a morire come tutti i paesi di montagna, d'altronde è così, non c'è lavoro, non c'è niente, per cui bisogna per forza andare in città. E il senso di questa, mantenere viva la tradizione della raccolta delle castagne? Cioè questa è una mia passione personale, io sono appassionato, tengo le tradizioni, mi piace andare per castagne nei boschi, mi piace farle essiccare, fare tutto il procedimento della lavorazione, della battitura e dell'essiccatura e poi della macinatura della castagna, è una mia passione personale. Ma economicamente è una cosa rilevante o meno? Economicamente non è rilevante, nel senso che ci si spende tanto tempo e tanta fatica, lo faccio proprio per passione, se lo facessi per una questione economica lascerei perdere subito dall'inizio, non ne vale la pena per me, questa è puramente una passione. Tu abiti qui? Sempre? Io abito a Chiavari e vengo su solamente nei weekend, estate, a parte l'estate quando le ferie, però come ti dico ci tengo e mi piace ancora venire su fine settimana, anche perché qui poi al cimitero ho tutti anche quelli che mi hanno preceduto e mi sento di venire su. Al di là di questo, Cattaragna, il paese mio nativo, è stato un paese praticamente agricolo come tutti i paesi di montagna, che la gente sopravvivevano con la raccolta delle castagne, le patate, le nocciole, tutti questi prodotti che la montagna dà. Ma noi la castagna praticamente la coltiviamo come coltivano le barbabietole, come coltivano le olive nel genovese, come coltivano l'uva, tutte queste cose. Anche nei tempi di Maria d'Austria non c'era comuneli che esistevano su questi paesi, ma bensì erano tutti delimitati con dei confini che la gente di Cattaragna innestavano le piante, le piantavano dove tiravano via quella che seccava o le ammalorate che c'erano, e le curavano come si cura i frutteti della pianura o della Liguria. Quindi è la risorsa che ancora rimane per il paese di Cattaragna e Castagnola, che quest'anno ha avuto anche la denominazione comunale della farina. Quindi noi intendiamo che i nostri territori siano sì visitati dalla gente, ma che siano rispettati i prodotti che la nostra terra dà, perché sono esclusivamente dei proprietari dei paesi della montagna. Il paese era abitato di più di 250 persone e ogni casa aveva un seccatoio, c'erano più di 40 famiglie, quindi fai conto, c'erano 40 seccatoi che come minimo mettevano su dai 20 ai 30 che 40 quintali per seccatoio, quindi c'era una raccolta di 1200 e passa quintali di castagne verdi, perché era l'unico prodotto che giustamente sfamava questo paese insieme alle castagne. E ti dico che nonostante che il valore che ha preso adesso la farina di castagna, perché la farina di castagna, come mi aveva detto Grassi, commercialista giù di Bobbio, non ha prezzo, perché giustamente è un prodotto lavorato bene, scelto, perché anche le castagne vengono pulite, viene scartata la castagna marcia che non gli dà quell'amarognolo, quindi viene un prodotto veramente di eccellenza, che questo vogliamo conservare finché ci sarà gente che si piegano a raccogliere le castagne.